Ciao ragazzi, allora stasera andiamo da delle mie amiche che hanno un barbecue ristorante, Xiao Cao, e così ho cambiato un po' il sistema qua, ma mi sembra che non vada bene, perché sennò devo smontare tutto dall'altra bici e non è conveniente. Più avanti, quando mi arriva lo stipendio, cambierò il sistema. Adesso ho solo questo stand qua, perciò non posso fare altro. Ho questo stand qua e andiamo via così. Allora ragazzi, sono sulla Pangaea. La Pangaea Black Snow, Pangaea Gran Torino, e adesso tirando la sella, il reggisella, tirando quello che stoppa la sella sul reggisella, si è spaccato. Vi ho fatto vedere il video oggi, si è spaccato il coso della Topec. Posso guidare tranquillamente con la mano perché ho lo stabilizzatore di sella. Poi bisogna vedere se mi sbattono a terra, che è un altro discorso. Come vedete faccio anche i dossi senza problema. Andiamo avanti, andiamo dalle nostre amiche a mangiare il BBQ, così vi posso far vedere un po' di più il panorama. Ma lì sotto c'è la zona bar, ok? Zona bar, di là ristoranti, e lì sotto ancora zona bar, lì c'è una divinità taoista che fanno workshop ogni tanto, sono delle robe stranissime. Eccoci qua, così mi vedete un po' più la faccia in questo sistema qua, eh? E anche andiamo, adesso che ho regolato la sella, caspita, sono molto più alto, è molto più agevole la bici. Adesso vediamo di lavorare. Stasera ho già installato, domani farò un video, un super portapacchi sulla Grasshopper. Mi sono liberato della Willy Wonka perché non voglio una bici ammortizzata, perché non facendo mountain qua non mi serve. La Willy Wonka è ammortizzata davanti, ma io la prossima voglio una ammortizzata davanti ma in acciaio, o comunque una in acciaio, una mountain bike, ok? Mountain bike da viaggio, perciò una TB, o ammortizzata davanti però in acciaio, o tutta rigida in acciaio come la Marin. Adesso vedremo come andrà a finire il discorso. Qua abbiamo una donzella che va non so dove, sembra una del mestiere. Noi andiamo avanti. Sono andato via prima stasera perché non volevo assistere alle risse tra eccola, questa sta correndo al mestiere, sì. Non volevo assistere alle solite risse tra panzoni magnaci e le loro donzelle, perché sono roba veramente patetica, e quando sono pieni sti qua, specialmente nella mia via che ci sono solo, vabbè, c'è qualche ristorante ma la maggior parte è KTV massaggi, e c'è anche la via dei bar finti, ok? Allora ho detto vado via prima, e così evito anche di avere spiacevoli incontri. Comunque ho col stabilizzatore di sterzo, andate che è un piacere, non avete il pericolo di sterzare, di cadere una mano sola, se prendete una buca e cadete perché avete una mano sola, è un bijou. Adesso andiamo dalle nostre amiche. Ni hao, ni hao. Hao, hello, hello. Ah, vedete, ogni tanto questi vi salutano perché è una rarità lo straniero, no? Una rarità lo straniero qua, specialmente in queste piccole città di contadini, è difficile trovare stranieri, specialmente andando in giro. Come vedete, la notte la città è molto più vivibile e c'è una temperatura più vivibile anche. Ci sono meno sporcaccioni in giro, a parte in certi posti. Però bisogna stare attenti alle zone dove ci sono questa gente. Ecco che mi ammazza.
questa gente che ha preso una botta alle palle anche, benissimo, che beve troppo, perché qua sono abituati a bere Baijiu a fiumi, e la Baijiu è un distillato di sorgo rosso mi sembra, e altre erbe, perciò ti dà la testa, dopo tre bicchieri sei già spapolato, e dopo cominciano a sbottigliarsi in testa, a prendersi a schiaffi così, perciò meglio stare nei posti dove si conoscono, evitare zone malfamate e così via, che sì, se evitate quelle cose lì comunque molto difficile trovare rogne, ok? Qua lunedì più calma, c'è più fresco, andiamo a bersi una birra e a mangiarci qualcosa. Mia moglie è disertata come sempre, lei ha sonno, lei deve andare in palestra, lei non ha voglia, almeno qua, e io devo essere sempre da solo a fare le cose praticamente. Domani ho giornata libera, niente video della stazione televisiva, e perciò andremo a visitare dei parchi in bici, faremo dei video e dei posti particolari, perciò benissimo, adesso posso stare abbastanza dritto con la bici, sono felice. Devo prendere una chiave di manometrica, ce l'ho ma non so dov'è, ce n'ho anche due mi sembra di chiavi dinamometriche, ma nella cloaca che ho di casa è tutto ammucchiato e c'è un caldo che se ti metti a fare lavori fa un infarto, perciò cerco di stare il più possibile io fuori da casa, perché fa talmente schifo la casa che ho, che l'ha scelta mia moglie, ha detto guarda che affare abbiamo fatto per spendere 100 euro al mese di affitto, e qua con 500 ti danno una reggia, sembra quasi che non ci manchino i soldi da mangiare, guarda, è una roba assurda. Comunque dai, sopportiamo con questo, vediamo di arrivare l'anno prossimo, e l'anno prossimo si vedrà. Vedete, questa è la zona dove abito io, non c'è niente praticamente, c'è quel ristorante lì dove voglio andare mia moglie. Io sinceramente, visto che si è rinfrescato ed è estate, imbucarmi in un ristorante e mangiare le uova millenarie e tutta roba agrodolce non è che mi va, anche se perché mi fa male alla salute avendo il diabete. Adesso andiamo qua dalle mie amiche, speriamo che siano aperte. Sono aperte, adesso speriamo che questo non mi venga addosso. Ecco qua, siamo qua arrivati. Adesso parcheggiamo la bici e poi vi faccio il video dove ordino. Anche l'hotel è chiuso, ah no, è aperto. Adesso il video dove ordino e bla bla bla. Eccomi qua. Arrivato, arrivato. Eccoci qua.